Ciao a tutti, siamo ai primi di aprile e quindi come al solito è QA time. Allora, voglio iniziare dicendo che se mi vedete un po' truccata è perché sto incominciando a entrare un pochino in questo mondo. O meglio, sto cominciando a truccarmi. Il trucco l'ho sempre vissuto come qualcosa di accessorio e non utile o comunque che non faceva parte della mia vita e che non mi interessava. Recentemente però mi sento che ne ho voglia, che ho voglia di truccarmi, che ho voglia di presentarmi anche bene. Diciamo che molto è complice la buona stagione. Io solitamente d'inverno felpe, pantaloni larghi, struccata, mi piace così perché, non lo so, io sono un po' meteoropatica, quindi magari anche quello. Però adesso con la bella stagione mi piace prendermi cura di me, mi piace mettere i vestiti corti, mi piace sistemarmi e sento davvero che quando mi presento bene mi sento molto più bella in generale o comunque anche più predisposta verso gli altri. Secondo me è una cosa molto mentale, ovviamente. Non dico che quando non sono truccata non sto bene, non mi sento a mio agio, anzi lo sapete, io sono praticamente sempre struccata, però sto provando queste sensazioni che mi piacciono e quindi ci provo. Ovviamente non sono una makeup artist, non lo sarò mai. Quindi se non approvate questo trucco, specie di faccia, mi dispiace, non sono capace, sto imparando. Di sicuro non mi farò mai mascheroni, cose del genere, perché uno ho paura di diventare un panda e due non mi piace che la pelle non respiri, quindi lascerò sempre la pelle pulita e infatti l'unico trucco che faccio è sugli occhi e le labbra, basta. Secondo argomento, nelle mie storie ultimamente vi ho fatto vedere che in alcune passate di pomodoro c'era dello zucchero e vi ho anche fatto vedere che mentre in altre no. Allora, le aziende mettono lo zucchero nelle passate, anche nei legumi in scatola, perché agisce da conservante. Voi sapete tutta la mia teoria per lo zucchero o dolcificanti vari e se non la sapete potete andare a vedere i vari articoli che posto sulla mia pagina Facebook che spiegano il motivo di queste mie decisioni di non assumere zuccheri aggiunti. Il fatto che mettono lo zucchero nella pasta di pomodoro va bene, agisce da conservante, va bene, agisce per togliere l'acidità, però se le persone non lo sanno, magari tornano a casa e ce ne aggiungono ancora di più, perché comunque le nonne ci hanno insegnato che un cucchiaino di zucchero nella pasta di pomodoro per renderla meno acida ci vuole. De gusti bussi. Io personalmente non lo metto, preferisco un po' dolcificare con la cipolla, però dipende dai gusti, dipende dalle abitudini. Quindi mi raccomando, state attenti quando comprate la salsa di pomodoro che sia il più naturale possibile, quindi possibilmente un solo ingrediente, quindi solo pomodoro, pomodoro e sale, o pomodoro e correttore di acidità, acido citrico, che solitamente è il limone. Di per sé lo zucchero che aggiungono è soltanto un conservante, però state attenti che, insomma, bisogna saperlo se è stato aggiunto, bisogna leggere gli ingredienti e non soltanto la tabella nutrizionale. Poi un'altra domanda sotto uno dei miei ultimi video su YouTube è: come faccio a stare con persone che non condividono il mio stile di vita? Allora, io sinceramente qui a Piacenza non ho nessuno che condivide appieno il mio stile di vita. Le mie amiche vanno in palestra, alcune fanno zumba, Veronica ad esempio fa sala, ed alcune hanno anche iniziato ad ascoltare i miei video e i miei consigli in ambito di nutrizione, di allenamento e tutto. Però io non sono una persona che frequenta solo chi la pensa come me, non frequento solo persone fit, perché non reputo che sia giusto o comunque non vedo il motivo per cui io devo soltanto attorniarmi di persone che vivono questo stile di vita. È bellissimo vivere con persone che mangiano Kinder Bueno a colazione, pranzo e cena. Sono scelte loro, sono fatti loro. Io non mi sono mai imposta. Io non ho mai detto: no, per essere mio amico tu devi mangiare in un determinato modo, perché ognuno vive la sua vita. Se io sto bene con quelle persone per il loro carattere, per la loro personalità, secondo me è quello l'importante. Non devono per forza condividere il mio stile di vita o io non devo condividere per forza il loro per essere amici. Penso che sia abbastanza chiaro come discorso. Poi una cosa che ci tengo a dirvi è che purtroppo
la mia collaborazione con Rantastic è finita qui, quindi se il codice sconto non vi funziona più, quello è il motivo. Nonostante io non collabori più con Rantastic, quella sarà sempre l'applicazione che io consiglio per gli allenamenti a casa, per chi non può andare in palestra, perché l'avevo conosciuta prima di collaborare con loro e mi è sempre piaciuta, l'ho sempre trovata interessante. Quindi le mie collaborazioni rimangono quella fissa, ovviamente, come ambasciatrice di MyProtein, quella con Daniel Wellington, di cui, come sapete, che vi ho parlato nell'ultimo vlog, è uscito il nuovo orologio, che è questo, il Classic Petit, e vi lascio sempre il codice sconto, sapete che potete acquistare con una percentuale di sconto del 15% dal sito. E poi delle altre collaborazioni, ad esempio con Physio Store, del quale sarò al suo stand con Mad Carolina e Francesca Fitness Freak a Rimini Wellness. E come l'avete già chiesto, sì, sarò a Rimini Wellness dal 2 al 4, quindi dal venerdì alla domenica, con tutti gli altri, da sola, con voi, ci sarò. Quindi venite a salutarmi, venite a Rimini Wellness che ci incontreremo e faremo un altro grandissimo meet, non vedo l'ora di abbracciarvi tutti. Una domanda che ricevo spesso e che voglio chiarire riguarda la mia celiachia. Ve ne ho già parlato nel mio video riguardo l'intolleranza al glutine. Io quando ho fatto tutti i test per la celiachia avevo già tolto il glutine da anni, perché venivo dalla mia anoressia in cui non avevo mai mangiato pane, non avevo mai mangiato pasta e quindi avevo tolto il glutine da tanto tempo. Quando ho fatto le analisi, tutti i valori, tutte le analisi, tutti i test, anche quelli del DNA, mi davano una forte intolleranza al glutine. Però il test per la celiachia, quella che dice tu hai la celiachia, è la gastroscopia con biopsia. Il fatto è che quando mi è stata fatta avevo tolto il glutine da talmente tanto tempo che i miei villi, cioè quelli che vengono distrutti dal glutine, se uno è celiaco, non erano distrutti perché avendo fatto una dieta agglutinata per tanto tempo si erano risanati. Quindi i miei villi apparivano normali. Per questo io non ho la certificazione di celiachia. Dico di essere celiaca perché è più semplice andare dalle persone, andare nei ristoranti e dire sono celiaca, invece di dire no, sì, ho l'intolleranza, però non mi è stata diagnosticata perché l'avevo tolta da tanto tempo, eccetera. Quindi per questo dico che sono celiaca, per facilitare il rapporto con gli altri e la spiegazione. Però non ho la certificazione. Perché non prendi la certificazione? Perché prendere la certificazione significherebbe avvelenarmi con il glutine per 3-4 mesi, affinché i miei villi si distruggano, per provare attraverso la gastroscopia con biopsia che i miei villi sono distrutti. Siccome se io mangio glutine finisco sul water per una giornata intera con diarrea e tutto, questo non è una cosa a cui aspiro, soltanto per provare che sono celiaca. So che mi fa male, so che se non mangio glutine sto bene. È comunque provato dai miei geni che sono altamente predisposta a non mangiare glutine, quindi questo è il motivo per cui mi dico celiaca anche se sulla carta non lo sono. Spero che si sia chiarita la questione. Vi volevo aggiornare anche sulla mia epilazione, come sta andando. Praticamente ho fatto già 3 sedute e c'è un tempo sempre crescente di distanza tra una seduta e l'altra. Ho fatto la prima a metà dicembre, la seconda ai primi di febbraio, poi una a metà marzo e adesso la prossima ce l'ho a maggio. Io mi trovo benissimo, è fantastico, non mi rado più niente. Le ascelle, come vedete, sì, scusate, è bellissima questa cosa, però come vedete le ascelle non hanno peli e io non mi rado da circa un mese, quindi cioè è una sensazione fantastica, è bellissimo. Il dolore va sempre scemando, questo ve l'ho detto, quindi davvero è una cosa che vi consiglio. Sono riuscita ad avere per voi uno sconto se vi presentate in un centro Epilate e dite di conoscermi, dite seguo Silvia Fashions, ci ha detto che possiamo avere uno sconto. Se vi dicono che non è vero, che non sanno di questa cosa, insistete, perché è così, ve lo assicuro, l'ho fatto apposta, mi sono impegnata per voi. Un altro argomento molto interessante è se io mai faccio un cheat meal. Questa secondo me è una delle domande più richieste, è una cosa che vi disturba. Io non faccio un cheat meal, non includo nella mia dieta un pasto libero, anche perché
Cosa significa pasto libero? Per alcuni è una pizza. Per me la pizza rientra normalissimo in una giornata, senza alcun problema. Da quando sono guarita non mi sono mai fatta problemi di cheat meal come pizza, anche perché la pizza è una tra le cose più sane, perché comunque è farina, acqua, sale, poi vabbè, dipende da cosa ci metti sopra, se ci metti patatine fritte e würstel, Marco Sarcone, no. Però se ci metti sopra un condimento leggero, comunque genuino, ci sta. Cos'è allora un cheat meal? Patatine fritte? Sì, può darsi, perché comunque sono cose che si sa che non fanno bene, ma sono buone, o comunque cos'è, un dolce. Però io non faccio un cheat meal nel senso, ok, stasera esco a cena e mangio a cavolo, o comunque faccio questo fantomatico cheat meal. Diciamo che se succede che mangio qualcosa che solitamente non mangerei, ad esempio un dolce, una fetta di torta, del fritto, perché queste sono le cose che bene o male non mangio, semplicemente lo mangio senza poi pensare a controbilanciare quello che ho mangiato o sentirmi in colpa. Boh, una volta ogni tanto, quando c'è un'occasione, mangio queste cose, ma soltanto quando c'è l'occasione. So che è difficile da capire per chi vive la dieta, l'allenamento, con ansia, con tristezza, quasi come se si sentisse ristretto, o comunque come se non stesse mangiando le cose che vorrebbe. Perché se segue questa alimentazione, questo regime, non essendo soddisfatto di quello che mangia, posso capire che arriva a un certo punto che vuole tutto. Io personalmente, e ripeto, so che è difficile da capire, io vario talmente tanto la mia alimentazione, la mia dieta, mangio ogni giorno qualcosa che mi piace. E non parlo di mangiare riso, pollo e broccoli ogni giorno e farmelo piacere. A parte che a me piace. Però comunque vario con talmente tanti alimenti che non ho mai voglia di qualcosa di specifico. Anche perché mi sfamo, mi nutro, il mio corpo è soddisfatto, quindi quella voglia non esiste. Per me non esiste la voglia di dolce, perché soprattutto fisiologicamente, non assumendo zuccheri, non entro nel circolo vizioso degli zuccheri e quindi non ne voglio. Se ho voglia di qualcosa di più coccoloso, solitamente me lo faccio in versione fit, ma non perché il dolce fa male, questo fa male di qua di là, no, perché io da sola a casa non prendo e non esco a comprarmi una fetta di torta. Non lo so, cioè a me pare una cosa normale, cioè se siamo in compagnia e c'è la torta a tavola, volentieri, senza glutine, senza soia, perfetto. Ma che io sono a casa e vado a comprarmi le merendine e la torta soltanto perché devo fare un cheat meal, mi pare assurdo. Come avete visto, io vivo con un sacchetto della Ferrero, con Nutella, biscotti, cioccolatini, che sono anche senza glutine, i Kinder e la Nutella. Ma non sono attratta da quelle cose e ci vivo accanto, cioè non è che è un controllo che impongo a me stessa, come quando tipo ero malata che volevo tutto perché non mangiavo niente, e quindi avere la Nutella lì, o anche soltanto avere il burro di mandorle, magari questo ci farò anche un video al riguardo, avere queste cose che prendi un cucchiaio e finiresti subito, mi creava ansia perché le volevo. Ma io adesso sto talmente bene nella mia alimentazione, nel mio corpo, in quello che mangio, nella varietà della mia dieta, che non sento il bisogno, comunque non sono attratta da quelle cose. Spero si sia capito, so che è difficile da comprendere per chi non c'è completamente dentro questo stile di vita, chi non lo vive bene, ma chi lo vive con ansia, restrizione, rabbia. Quindi spero di essere capita su questo argomento. Una cosa molto interessante con cui voglio concludere questo Q&A è spiegarvi la differenza tra parmigiano reggiano e grana padano. Spesso vi ho detto di preferire il parmigiano reggiano al grano padano perché il parmigiano non ha conservanti. L'altro giorno ero a lezione di politica agroalimentare europee e il professore ci ha spiegato perché il parmigiano reggiano vale di più, costa anche di più rispetto al grana padano, quindi ho preso bene appunti per spiegarvelo e raccontarvelo. Allora, scusate se leggo, ma non ho ancora ben studiato la lezione. Le vacche, diciamo che in termini agroalimentari si dice così, non si chiamano le mucche, si chiamano le vacche. Allora, le vacche che sono alimentate per il parmigiano reggiano non mangiano gli insilati, che sono degli alimenti meno costosi per l'alimentazione dell'animale rispetto al fieno o altre fonti. Nel latte che stagiona per creare il formaggio, l'insilato crea dei buchi nelle forme. Quindi cosa fa? Il grana padano prende il latte delle vacche che sono alimentate con insilati,
E per evitare che si creano questi buchi nella fermentazione del formaggio, aggiunge un enzima additivo naturale, però che comunque un enzima additivo è. In questo modo il grana padano taglia i costi, perché comunque il rapporto tra aggiungere l'enzima ma il taglio dei costi di alimentare le vacche con gli insilati rispetto al fieno è più conveniente per il grana padano. Mentre il parmigiano reggiano risolve il problema alla fonte, quindi prende delle vacche che sono alimentate a fieno o altre fonti comunque più costose rispetto a quelle alimentate agli insilati, e in questo modo non ha il problema che si creano i buchi nella fermentazione del latte e quindi non ne aggiunge questo enzima. Per questo i costi alla fonte del parmigiano reggiano sono più alti e quindi questo si riversa nel prezzo finale del parmigiano reggiano. Bene, dopo anche quest'altra lezione di economia, mi piace tantissimo però rendervi partecipe delle mie lezioni di economia, è davvero interessante. Io vi saluto, spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!